E vai. Tra le prime cose che ci hanno segnalato quando ci siamo insediati c'era l'ufficio anagrafe, che era lasciato nel più totale abbandono, con persone in coda in estate col caldo e d'inverno con il freddo sull'androne d'ingresso del municipio, che è la casa di tutti i cittadini. Oggi ridiamo dignità, quindi, non solo ai nostri lavoratori, che non smetterò mai di ringraziare, sia quelli che lavorano in ufficio anagrafe, ma soprattutto i lavoratori che hanno reso possibile fare in tempi rapidi, perché non ci dimentichiamo che con una pandemia di mezzo, con mille difficoltà, siamo riusciti, e ringrazio l'assessore dei lavori pubblici Giampiero Di Candido, il presidente del Consiglio Vasanella e tutta la giunta, perché si sono impegnati affinché si realizzasse questo ennesimo obiettivo che ci eravamo posti. Quindi oggi poniamo le basi, oggi qualcuno si lamenterà che tagliamo l'ennesimo nastro. Io invece sono contento quando vedo qualsiasi tipo di amministrazione, di destra e di sinistra, che riesce a portare a casa dei miglioramenti per la propria comunità. Oggi è un miglioramento per la nostra comunità. Al sindaco nel ringraziamento, ai dipendenti che per 20-30 anni sono vissuti in uffici che erano veramente degradati. Grazie all'amministrazione, poi, che ha, come dire, sostenuto queste scelte, ha sostenuto, perché sono scelte molte volte anche difficili, nel senso che hai dei fondi a disposizione, in città ci sono mille luoghi che fanno pressione, mille posti in cui c'è necessità di intervenire. Dobbiamo fare delle scelte, era importante dare dignità, come ha detto il sindaco, ai lavoratori. Ogni azienda deve dare dignità ai suoi luoghi di lavoro.